Lei è arrivato nel 2007 in Brasile. Come ci è arrivato? Perché proprio il Brasile? Io lavoravo come project manager nella cooperazione internazionale, per cui ci sono arrivato attraverso un progetto nelle favelas, che era un progetto di formazione professionale per giovani fino ai 24 anni. E allora grazie ad Antonio Colangelo, grazie di essere stato con noi questa mattina. Tabacco e Azúcar per chi volesse ascoltarlo, noi ora invece andiamo in edicola.